Ciao, qui riprendi. Oggi vogliamo salutare Giosuè Palladino e Yuri Eco. Ciao. Dunque, qui abbiamo da aprire due bustine di Bumega. Sono quella bellissima collezione di mostriciattoli che sono un miscuglio di animali diversi. Ne abbiamo un po' a casa e ne abbiamo trovate altre due bustine. Vediamo un pochino se troviamo doppioni o se troviamo qualcuna delle creature che ancora ci mancavano. Allora, dove lo strappo? Qui. Chi c'è? Chi c'è? Scusate per lo sbalzo, ma c'è stata un'interruzione. Ma io ancora non ho guardato cosa c'è nella busta, è ancora una sorpresa. Allora, questo è sempre il volantino. Cinghiandaia! Che se non sbaglio per noi è nuova. Cinghiandaia. Quindi vediamo un pochino. Come al solito nel libretto troviamo tutto il racconto di chi sono i Bumega e tutte le immagini di tutti i Bumega che esistono. Ecco qua Cinghiandaia. Vediamo un po' se è a fuoco. Quindi direi che è un misto tra un cinghiale e una ghiandaia, che immagino che sia un volatile. Però devo informarmi bene. Mettiamolo qui. Oltre a cinghiandaia che abbiamo trovato oggi, apriamo un'altra bustina. Via. Allora. Oh, questo è doppio. Però è anche molto bello, Scaraceronte, è uno dei miei preferiti in realtà. Quindi adesso abbiamo tutta una famigliola di Scaraceronti, un piccolo esercito. Vediamo un po' se lo mette a fuoco. Eccolo qui, che è chiaramente un misto tra un rinoceronte ed uno scarafaggio. Cinghiandaia e Scaraceronte, che sono direi della stessa squadra, della stessa tribù, visto che hanno gli stessi colori addosso. Quindi si tratta del gruppo Bumega Smeraldo. Infatti è tutto sul verde. Beh, ecco un'aggiunta alla nostra collezione di Bumega. Ciao.